Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato al fatto di Marcotti, il nostro format settimanale con tutti gli scenari politici ed economici, naturalmente con lui, Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro. Giancarlo, ben trovato, buongiorno. Buona giornata a te, Manuela, e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, guarda, io come Giorgia Meloni sono piena di appunti qua davanti, perché non so se sono io che sto copiando lei o se lei che copia me, perché io amo proprio carta, penna, posso mostrare. Perché dico questo? Perché uno dei primi temi che affronteremo è proprio quello che leggiamo in sovraimpressione. Vediamo di cosa parleremo in questa puntata del Fatto di Marcotti. E voilà gli appunti di Giorgia. La Premier ha inaugurato questa rubrica social, alla maniera di Matteo Risponde. Ti ricordi la rubrica di Matteo Renzi quando aveva deciso di parlare direttamente agli italiani? Ecco, lei lo fa attraverso i suoi appunti e mostra proprio, poi vedremo anche le immagini, un quaderno proprio firmato Giorgia. Però vediamo di cosa parleremo oltre a questo. Naturalmente non parleremo del suo quaderno, ma parleremo delle cose di cui ha parlato attraverso questa rubrica. Poi andremo a parlare di embargo e price cap, lira russa, cosa succederà? Perché oggi è la giornata dell'embargo al petrolio russo da parte dell'Europa, che potrebbe essere davvero uno tsunami, perché ricordiamo che la Russia è responsabile del 10% della produzione globale di greggio, quindi è inevitabile che potrebbero esserci delle conseguenze. Poi il tetto al contante più alto e lo stop di obbligo al POS in realtà rientra anche negli argomenti che Giorgia Meloni ha trattato nella sua rubrica. Manovra nel vivo questa settimana. Aiutano l'economia questi provvedimenti? Giorgia Meloni dice di sì. Lo voglio sapere anche da te. E poi l'euro ci prova, il dollaro ha perso il suo smalto. Naturalmente, lo mettiamo con un punto di domanda. Allora, Giancarlo, partiamo proprio da questa rubrica che Giorgia Meloni ha deciso di inaugurare. Secondo te è una buona idea? O meglio, cerchiamo di svelare poi quelli che sono gli appunti di Giorgia Meloni attraverso i temi fondamentali della manovra. È una buona idea quella di parlare attraverso i social? Cioè, non che sia la prima, però insomma lo fa in maniera molto diretta a questo punto. Ma non lo so, forse vuole copiare qualcun altro, non dico Renzi, mi riferisco a me. Io, per esempio, il fatto di Marcotti è un qualche Ecco, cosa. vedi, io dicevo, imita me con tutti i miei appunti, imita te, insomma, imita tutti, Giorgia Meloni. Esatto. No, allora io, Finanza in Chiaro nasce come sito internet e diciamo, i miei interventi, i miei articoli vengono raggruppati in una rubrica che ho chiamato Le pillole di Marcotti, perché erano, diciamo, il termine pillola mi piaceva. Da un lato indicava una cosa piccola, insomma, erano brevi articoli, non è che fossero articoli di fondo. E contemporaneamente la pillola è un qualche cosa che si prende per stare meglio, quindi così gli avevo dato quel nome. Comunque, sì, se vuole parlare direttamente con i cittadini lo può fare. Io penso che sarebbe meglio facesse parlare il suo governo con i fatti e appunto non con le parole. Beh, Però è appena speriamo, iniziato. no, infatti, esatto, speriamo che poi, perché servono entrambi, no? Ti spiego, però ti faccio vedere anche che agisco. E appunto ha parlato in questa sua rubrica sui social che ha inaugurato dei temi, insomma, che abbiamo elencato poco fa. Abbiamo anche il titolo proprio, il tetto al contante più alto e lo stop di obbligo al POS aiutano l'economia. Io ho messo un punto di domanda, adesso lo vedremo anche in sovrimpressione, perché ti chiedo se sei d'accordo, perché c'è molta polemica rispetto a queste decisioni del governo. Giorgia Meloni dice: il tetto al contante non esiste in tutti i paesi europei, quindi se una persona vuole spendere il denaro, poi va a finire che esce dall'Italia e lo spende altrove. Può essere relativo, sì, qualcuno magari lo fa, però insomma, se io devo comprare qualcosa qui, non è che vado in Francia a comprarlo se non c'è il tetto al contante, però lancio una piccola provocazione, magari tu non sei d'accordo. E poi pagamenti digitali, commissioni basse, l'avevamo già anticipato, a fronte però di spese per i commercianti che devono pagare appunto, scusami, non commissioni basse, spese basse a fronte di commissioni che i commercianti devono pagare e che rischiano di essere più alte della spesa stessa. Allora, partiamo da qui. Giorgia Meloni però dice che invece aiutano l'economia queste decisioni. Tu cosa ne pensi?
Un po' aiutano, nel senso che danno maggiore libertà di scelta, quindi qualche cosa possono aiutare. È sempre un aiuto limitato, non pensiamo che l'economia andrà meglio per decisioni di questo genere, cioè per sapere se il POS anziché 60 euro, come ha già detto appunto Giorgia Meloni, probabilmente scenderà quel tetto. Sì. Ma quella questione del Sì, sta un po' POS. rivedendo la cifra, insomma, però il concetto è alziamo il tetto del contante. Ecco, questo un po', poi bisognerà capire qual è la cifra. Ecco, questa è la verità, perché quella del POS a me sembra veramente un non problema, cioè io non lo so voi, ma a me nessuna commerciante mi ha rifiutato di essere pagato con un bancomat o con una carta di credito, nessuno, cioè è vero che le piccole cifre preferisco così, saldarle in contanti, quindi non ho mai chiesto al commerciante di passare la carta di credito per un caffè, però anche quando ho speso cifre, insomma, molto basse, 10-15 euro, così, se ho pagato con una carta, nessuno mi ha detto nulla, quindi io veramente lì non. Diverso è, e hai ragione, qua entriamo nel vivo, la questione del tetto inteso come il massimo spendibile in contanti. Allora, quello sì, cioè quello può fare una certa differenza, nel senso che magari, come dicono in molti, sarà anche quello il modo per avere, insomma, o per far circolare un po' il nero. Però anche questo io non è che voglio incentivare gli italiani a evadere le tasse, però dato che è letteralmente impossibile che si vada a un'evasione fiscale a zero, cioè che qualsiasi cosa sia tassata, è letteralmente impossibile. Allora, No, anche perlomeno perché i se. controlli dovrebbero essere altri, no? Quando bisogna combattere l'evasione fiscale. E Esatto. qui mi taccio, ecco, però comunque sì, prego Giancarlo. E questa è la cosa che intendevo dire, cioè quelle micro evasioni, voglio dire, non faranno mica, diciamo, Ascolta, deragliare la lo nostra so che non stai economia. dicendo questo, l'hai specificato, non è che stiamo dicendo che bisogna fare le microevasioni, bisogna fare tutto legalmente. No, no, lo so che lo sai anche tu, stai facendo giustamente un ragionamento per far capire dove vuoi arrivare, però io lo dico a scanso di equivoci, nessuno qui sta dicendo che le microevasioni vanno bene, mai, ma perché? Perché altrimenti ci tiriamo la zappa sui piedi da soli, perché poi da qualche parte quei soldi devono arrivare e appunto il costo dell'evasione fiscale è... È vero che il costo elevato è quello della grande evasione fiscale, ma insomma, se gocciolina dopo gocciolina aumenta, il costo dell'evasione fiscale è enorme per insomma, per lo Stato e quindi per noi. Quindi assolutamente. Prego Giancarlo, lo so che lo sai anche tu, eh. Certo, Lo specifico perché ma. così rimane e nessuno può dire: ah, ma state dicendo che bisogna evadere. No, no, no. Ok, andiamo avanti. Allora, chiariamo, Sì. ci sono lo sappiamo tutti, insomma, delle grandi evasioni e quelli fanno grandi danni, di conseguenza, indirizziamo anche l'attenzione verso queste cose, perché altrimenti sembra che sia solo il barista che evade. Nella realtà il barista che evade, per l'amor del cielo, è fuori legge, ma quello che fa maggiori danni è quello che evade per centinaia di milioni di euro. Quindi Certo. questo è il ragionamento che intendevo fare. Comunque, appunto, quel tetto, cioè che da 2.000 euro appunto viene innalzato, non penso che sia uno strumento che farà rinascere la nostra economia, perché, ripeto, io personalmente non mi è mai successo, ma non conosco neanche una persona che
che per esempio abbia pagato qualcosa tipo 1.500-1.600 euro in contanti, cioè non la conosco una persona del genere, quindi voglio dire aumentiamolo pure, io lo aumenterei, anzi non metterei nessun tetto, ma per una questione così non perché sia giusto, perché da un certo punto di vista, ecco, io non posso partire con la presunzione che una persona stia imbrogliando, cioè non posso pensare che una persona perché paga in contanti allora automaticamente sia un imbroglione, cioè ha avuto o ha fatto qualcosa in nero. Certo. A questo proposito, scusami Manuela, sì, fammi dire una cosa così simpatica, ma sì, vai. Tu sai che per il trattamento, diciamo, dallo Stato verso il cittadino, sai che in Gran Bretagna non esiste la carta d'identità, ma il documento, diciamo, è il passaporto, che mm-hmm. è una cosa importante ed è un qualche cosa che ti concede la regina, cioè ai sudditi della regina viene permesso di andare anche fuori dalla Gran Bretagna, e attraverso cosa? Attraverso questo documento che è il passaporto, per cui sul passaporto inglese c'è scritto Her Majesty, cioè Sua Maestà la regina è lieta di insomma darti questo documento, okay, eccetera, così. Sul nostro passaporto la prima cosa che c'è scritto è: se cerchi di falsificarlo avrai un... questo è significato, no, è vero, è una battuta, però insomma indica un po', ecco, la differenza culturale, mettiamola così, no? Esatto. Hai pene che vanno da un anno a 5 sì, anni. Trasgressori, cioè diciamo che c'è sempre scritto un po' la parte dei trasgressori. Senti, un amico anche lui ha voluto fare cioè no, in realtà la mette come domanda, però anche questa sembrerebbe quasi una battuta. Anexi non fa bene l'abbassamento del tetto al contante? No, ma appunto, quella questione che si vada verso pagamenti con strumenti elettronici. Quindi in questo caso fa male a Nexi se alzano il tetto al contante, insomma il contrario, perché lui dice l'abbassamento fa bene a Nexi. Sì, ecco, vai. Sì, no, ma nella realtà, cioè, io penso che si andrà sempre di più, ma per una questione di comodità, però imporlo no, ecco, quindi si andrà naturalmente ad utilizzare sempre di più le carte e direttamente, adesso lo sappiamo tutti, tramite il telefonino, quindi non dobbiamo neanche portarci la carta, ma basta il telefonino. Passiamo con il telefonino le piccole spese ed è più comodo, non c'è il resto. Assolutamente sì, non bisogna andare a prelevare, cioè ci sono passaggi in meno, ovviamente tutto lì. Senti Giancarlo, dimmi cosa succederà secondo te sul discorso dell'embargo e price cap, perché l'ira russa comincia a farsi sentire e a parte l'ira, insomma, l'embargo europeo potrebbe essere un po' un boomerang, perché sappiamo, l'ho detto prima, che la Russia è responsabile del 10% della produzione globale di greggio, quindi è impossibile, mi verrebbe da dire, che questo embargo non lascerà conseguenze, sei d'accordo? Sono d'accordo, perché qua veramente bisogna fare molta attenzione. I russi hanno già risposto, cioè hanno già detto più o meno che a loro interessa poco, perché tanto Cina, Brasile, India, eccetera, così gli acquisteranno tutto il petrolio che loro intendono vendere, e quindi non lo so, io questa questione, poi oltretutto questo fatto, cioè questo price cap, no? Cioè, ha diviso anche i paesi europei, poi dopo si è trovata alla fine la quadra, ma voglio ancora una volta andare, mi farebbe piacere sapere come si è arrivati a questo. Cioè io penso che alla fin dei conti, sappiamo tutti per esempio che la Polonia era totalmente contraria, se alla fine ha accettato anche la Polonia vuol dire che in cambio gli è stato dato qualche cos'altro, quindi alla fine dei conti chi batte più piedi per terra poi ha comunque ottiene qualche cosa.
Io penso che noi come Italia e anche la Germania chiaramente, ma abbiamo molto più da perdere che non da guadagnare. Io penso che altri paesi che anche loro sono dipendenti dal petrolio russo, però per arrivare a questo accordo abbiano ottenuto invece qualche cos'altro in cambio, cosa che invece a noi non è accaduto. Ok, e ne parliamo soprattutto oggi perché è entrato in vigore l'embargo dell'Unione Europea alle importazioni proprio del petrolio via mare, di petrolio russo, e in più anche il price cap, appunto, la giornata proprio in cui sono scattate entrambe le cose. Ultima questione, l'euro ci prova, così ho voluto sc far scrivere in sovrimpressione, il dollaro ha perso il suo smalto, allora. Un euro che arriva, allora sappiamo molto bene che dopo tantissimi anni l'euro era andato sotto la parità rispetto al dollaro, si è parlato per tanto tempo di questa forza del dollaro, il super dollaro, ora sembra essersi invertita la tendenza, ma è così secondo te o è un rimbalzone, mettiamo così, dell'euro? Insomma, cosa ne pensi? Il dollaro non è più così potente, addirittura era il bene rifugio praticamente tra le valute, no? Il dollaro proprio per la sua forza. Sì, comunque più che l'euro è la questione dollaro, cioè il dollaro è aumentato enormemente in mesi scorsi e adesso invece diciamo si è un po' ridimensionato, quindi è proprio il dollaro che si è ridimensionato più che l'euro che ci prova. L'euro a 1,05, certo, è ben diverso rispetto allo 0,98, i minimi che aveva toccato, però all'1,05, se noi torniamo indietro di qualche mese, ci sembra anche una quotazione della moneta unica sacrificata. Ah Invece certo, ma oggi. certo, assolutamente sì, cioè adesso sembra forte perché era sceso sotto la parità, chiaramente, però eravamo 1,12, cioè ricordiamo, insomma, non è che. Esatto, Sì, esatto. sì, sì. Io ritengo però questo fatto qua, cioè che l'euro possa stare sopra la parità va bene, ma ritornare a quell'1,20, l'1,30 io penso che non lo rivedremo più. Vedremo un euro tra l'1,5 e l'1,15 a mio modo di vedere, perché quella può essere la quotazione giusta. Ovviamente dipende molto dai tassi di interesse, cioè dal differenziale dei tassi di interesse tra l'euro e il dollaro, perché cioè questo rimbalzo, chiamiamolo così, dell'euro è derivato dal fatto che per prima la Federal Reserve ha detto che avrebbe frenato sugli aumenti Ecco, dei tassi. cosa ti aspetti? Settimana prossima sarà la settimana proprio clou, nel senso peraltro anche l'ultima un po' più importante del 2022, nel senso che avremo mercoledì la Fed, giovedì la Banca Centrale Europea. Cosa ti aspetti? Perché poi, ripeto, sarà la settimana decisiva con cui si chiuderà quest'anno. Ma io mi attendo ancora un rialzo e lo hanno anche annunciato, quindi nessuna sorpresa sul fatto che ci sarà un rialzo. Però lo abbiamo già sentito che coloro che sono per raffreddare un po' questi, cioè ridurre questi rialzi, oramai sono tante voci che vanno in questa direzione. Per cui il mezzo punto lo vedo ancora, per quanto riguarda l'Europa un altro mezzo punto, però non dovrebbe andare oltre il 3% i tassi in Europa e per quanto riguarda gli Stati Uniti dovrebbero rallentare prima. Quindi stiamo a vedere, però sembra che la direzione sia verso appunto decisioni di questo genere, cioè aumenti, ma decisamente siamo agli sgoccioli, insomma, non possiamo più aumentare troppo questi tassi di interesse. Eh no, è vero, è vero, è vero. Se non vogliamo appunto davvero rischiare di iniziare l'anno non tanto in rallentamento, ma proprio in recessione. Allora, Giancarlo Marcotti, grazie. Naturalmente io ricordo ai nostri amici che ti possono trovare sempre
sempre su Finanza in Chiaro e poi naturalmente sul nostro sito Trend Online e sulle fonti di TV. Quindi, insomma, fai parte totalmente della nostra squadra, oltre a ogni giorno rivolgerti ai tuoi follower con gli approfondimenti sulle notizie, e che poi sono quelle che affrontiamo anche noi. Quindi ti ringrazio come sempre per la collaborazione e ci sentiamo, insomma, come sempre sulle fonti TV. Buona giornata. Grazie mille Manuela, come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori.